è così, o li si ama o li si odia, ma spesso è solo una questione di trovare il modello giusto, quello perfetto per la nostra fisicità e per i nostri gusti, e poi soprattutto di spaziare quella fantasia e la creatività e di abbinarli al meglio. With you, I can be sad with you. Ciao a tutti, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di un nuovissimo corso intitolato Affina il tuo stile, che aiuta proprio a fare questo, cioè a tirare fuori quelli che sono gli elementi delle nostre caratteristiche fisiche, ma anche e soprattutto dei nostri gusti, del nostro stile, e poi a insegnare un metodo, un insieme di strategie che ci permettono di vestirci ogni giorno in modo da realizzare la migliore versione di noi stesse. Oggi sono qui per fare un video tutto dedicato ai jeans, un video molto pratico e lo dico anche un pochino egoisticamente perché guardando un pochino le statistiche del mio canale YouTube ho notato che tra i video che mi sono piaciuti di più in questi ultimi mesi ci sono senz'altro quelli dove provavo anche alcune cose, vi mostravo alcuni abbinamenti o come indosso io determinati capi d'abbigliamento accessori. Per cui ho pensato di farne uno molto pratico, sono riuscita a buttare fuori di casa tutti e tre gli uomini di casa che si stanno anche rendendo utili mettendo ordine nel nostro locale hobby e per cui ho deciso appunto di cogliere l'occasione al balzo di fare subito un bel video bello pratico dove vi mostrerò 5 diversi abbinamenti che farò con i jeans. Come dicevo, molte donne sono convinte di non stare bene in jeans proprio in termini assoluti. Io ho anche delle amiche che lo pensano, con cui a volte sono andata a fare shopping e che mi dicono spesso: ma sai, io i jeans non li compro proprio perché trovo che non si adattino alla mia fisicità e non ho mai trovato un modello che mi stesse bene. Altre donne invece chiaramente li adorano e li mettono praticamente su base quotidiana. Io sicuramente sono più di questa filosofia, li amo molto, ne ho diversi modelli, anche se nel tempo ho senz'altro ridotto e ormai di jeans veri, blu, ne ho solo 3 o 4 paio. Oggi appunto vi vorrei mostrare 5 abbinamenti che ho fatto, anche perché siamo ormai verso la fine dell'inverno e io noto che di solito quando sta finendo una stagione, anche la nostra creatività, la nostra fantasia, quando si tratta di mettere insieme degli outfit, ahimè, tende un po' a diminuire. Siamo già in qualche modo proiettati verso la prossima stagione e abbiamo un po' esaurito, diciamo, quella che è la nostra forza creativa nel mettere insieme i nostri outfit. E anche per quello che ho deciso di lanciare proprio in questi ultimi giorni il mio corso Affina il tuo stile, proprio perché è come, diciamo, un boost pazzesco a livello di creatività e di capacità di mettere insieme nuovi outfit e soprattutto di valorizzarci al meglio. Ma torniamo ai jeans, vi faccio subito vedere 5 abbinamenti che faccio con questo tipo di capo. With you, I can't be sad. With you, take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the ground.
I wanna stay with you. I wanna stay with you. With you I can't be safe. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Ecco, siamo arrivati alla fine di questa breve carrellata di outfit, tutti basati su un paio di jeans. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi che l'ingrediente essenziale dello stile è proprio abbinare, sapere imparare ad abbinare i capi e gli accessori che più ci valorizzano e che più ci piacciono e rispondono ai nostri gusti all'interno di tantissimi outfit, e che per fare questo esistono infinite strategie, trucchi, esiste proprio un metodo, ed è quello che io ho raccolto nel mio nuovo corso Affina il tuo stile, che va proprio alla scoperta di quelli che sono i tratti distintivi del nostro stile personale, di quello che ci valorizza di più, e poi insegna appunto un metodo per creare tantissimi nuovi outfit. Se volete vedere altri video come questo in futuro, magari basati su una serie di abbinamenti di un singolo capo accessorio del nostro guardaroba, non esitate a scrivermelo qua sotto nei commenti. Naturalmente seguitemi, accendete anche la campanella oltre a iscrivervi al canale per non perdervi i video che farò in futuro, e magari lasciatemi un bel like, un bel pollicione a questo video se vi è piaciuto. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!